poesia, una ricercatezza che poi non ha quando parla della serie. Della serie, no? Della serie. Della serie. Infatti, come noterete, in questo libro non c'è scritta neanche una volta della serie, cosa che Alessandro dice spesso. Allora, Alessandro, ti chiedo, come mai un giardiniere, innanzitutto? Funziona solo questo, non fa niente. Stavamo provando, no, questo non va. No. Faccio una domanda e ti do questo. Sì. Per chi non ha letto il libro, per quei pazzi che ancora non con hanno comprato. Con questo mi scogliamo. Sei già al quarto bicchiere di No, è bellissimo, con questo... No, vedo questo eterosessuale che si arrabatta. Proviamo, uno, due, tre. Ma tu dividi le persone in eterosessuali e il resto del mondo? Perché, vedi, è un'idea di storica. Questa sera presentiamo maschio bianco etero. Una rarità, diciamo. Abbiamo due microfoni. Allora, Alessandro, spiegaci cortesemente per chi non sapesse ancora perché Panico Botanico è bucato nelle nostre librerie, perché hai deciso di scriverlo? Allora, questo libro è un libro che ha una sua genesi strana, perché io l'ho scritto quando avevo 20 anni, perché io sono nato nel 64 e poi erano gli anni 80 e cosa si faceva? Si andava al DAMS, ci si scriveva al DAMS perché era una volta c'era negli anni 80 c'era il DAMS solo a Bologna, che raccoglieva tutti gli scoppiatoni del mondo, e quindi andavamo tutti a Bologna. Io mi sono iscritto al DAMS, un ciclo di studi che ho chiuso in soli 12 anni, così, e un attimo proprio, è stato un attimo, 18 esami li ho distribuiti con calma, e ho pagato talmente tante tasse universitarie che potevo comprare una villa palladiana, se li impegnavo altre robe. Invece mi sono iscritto al DAMS, finito il DAMS andavo a cercare lavoro, e ti dicevano, lei ha laureato, laurea DAMS. Laurea debole, ti dicevano, che significava che saresti stato disoccupato per sempre. E quindi ho cominciato la mia attività di soubrette. Ho detto, cosa faccio? Quasi a 30 anni, perché no, a 30 mi sono laureato, e quindi ho cominciato a fare la soubrette dell'io, che ho incontrato delle creature molto particolari come questa donna qui a fianco. Questo qui l'ho scritto a 22 anni con uno dei primi computer, sapete quei computer, come si chiama? Il Commodore? Commodore 64, sì, quello verde, no? Con la stampante ad aghi, che era meravigliosa. Sì, Madoncino che... Me la intendete voi due. Sì. E quindi ho scritto questo romanzo che poi venne selezionato per anche un concorso che si chiamava Bon Blanche, entrai nella rosa dei finalisti e avevo buone possibilità anche di vincere, eccetera, eccetera. Ci andrai a Milano, nel Palazzo Reale, fecero tutto un ricevimento chicchissimo, eccetera, e io mi ubriacai orrendamente, facendo una figura spaventosa, perché durante la cena sparai delle cose. Innanzitutto persi il maschile, cioè al terzo aperitivo della serie persi il maschile per sempre, e quindi facendo una delle cose che normalmente fanno tutti i gay quando hanno i capelli corti, e cioè questo gesto. Vedi, no, meglio sti gay, hanno i capelli rasati ma vanno così, non entrano in pista, no? Come se fossimo skipper, no? E io e cominciato a parlare così, come, capito, improvvisamente, da uomo verso le 10, con gli aperitivi eccetera, io ero così, cioè, grazie dell'Edda, sempre al femminile, e tutti dicono, ma chi è questa pazza? E quindi ho deciso di non pubblicarmi. Quindi l'ho aspettato, sì, e disse, vabbè, sai, un minimo, c'erano tutti questi con la giacca cravatta che volevano capire chi era questo ragazzino che scriveva delle cose anche geniali, però devi scrivere un contratto, devono capire se c'è questo scriverà un altro libro, ti trovi una che comincia a parlare al femminile e dici, beh, ma questo è da evitare come la peste, e quindi rimase nel cassetto per 20 anni. 20 anni dopo ho trovato un pazzo che ha pubblicato il libro. Poi in realtà hai smesso... Ma io non ho mai smesso di parlare femminile, è andato avanti così. In realtà grazie a te, no. Non hai mai smesso né di scrivere né di bere, come dicevo. No, no, è chiaro. Chi ti conosce soprattutto sa che... Beh, è il triestino. È il triestino, diciamo. Anyway, aveva sempre gli stessi
taccuini, io ho la stessa marca di Barolo, hai capito? Non sembra quella. Però, ma scusa, allora, questo tu l'hai scritto a 20 anni, ma poi l'hai rimaneggiato adesso prima della pubblicazione o hai preferito che il tempo non... No, devo dirti la serie che l'ho cambiato, perché questo libro, scritto come nella prima versione, dimostrava una cosa sola, che a Bologna negli anni 80 girava della droga. Quello, si capiva che mi facevo 4 cannoni al giorno, in maniera assolutamente... Tu lo leggi e dici, ma questo è fuori, capito? Alessandro, è la quindi ho leggermente... Lo so, però... Quindi ho abbassato leggermente... C'è una scena di cannibalismo che ho detto, no, questo è troppo. L'ho tagliata. No, però comunque rimane abbastanza... È un libro che ha una protagonista che si chiama Melania Bridge. Insomma, c'è una protagonista ed è una donna eterosessuale, e quindi io parlo di due cose, le donne e l'eterosessualità, di cui non so assolutamente niente. Quindi è un libro di fantascienza. Questo è il genere. E dico solo una cosa, poi ti passo il microfono. La cosa che mi diverte molto è che su Facebook mi arrivano delle notizie su dove mi trovano questo libro che si chiama Panico Botanico. Cioè, lo trovi non tra i romanzi, ma della serie. Un primo l'ha trovato un amico, mi chiama e fa, ma l'ho cercato, non si trova, l'ha trovato nella sezione giardinaggio. E un altro mi ha scritto ieri dicendo, ah sì, non lo trovavano, poi il commesso ha detto, ah sì sì, Panico Botanico. È un libro che hanno scritto per quelli che hanno questa sindrome di paura delle piante, no? Che è una nuova sindrome. Psicologia. Cioè, e quindi psicologia in paranoie assurde. Quindi se cercate il mio libro è difficilissimo, perché dovete andare dalla psicologia, giardina, è molto difficile da trovare. Ecco, ma se tu dovessi individuare invece un genere in cui questo libro può eccellere, secondo te qual è? Perché in realtà emerge anche un certo amore, non so, per la botanica, di sicuro per la fantasia botanica. Beh, secondo me io lo metterei accanto a Liala, come accanto genere Liala. In realtà mi sono chiesto, in un momento di grandissima presunzione, dove sarei stato messo nella storia della letteratura mondiale, e quindi ho scoperto questa cosa meravigliosa, che Alessandro Fullin sarà nello scaffale di queste polverosissime biblioteche accanto a Margaret Fuller. Che è, vi leggo sbigottiti e mi dispiace, perché è una scrittrice, una protofemminista bostoniana del 1800, che scrisse questo volume su le donne e le disse, quando le donne avranno il potere tutti saranno vegetariani. Questa è l'idea assolutamente pazzesca. A un certo punto si imbarca per l'Italia, arriva a Roma e si innamora di un conte italiano, che era invece un rivoluzionario, e quindi ha fatto la rivoluzione romana. Lei ci fa un figlio, finisce a Rieti, e lì non riusciva più a spedire i suoi reportage, perché era a Rieti, non c'era il telegrafo, e quindi diventa poverissima. Hanno un bambino e la bambina sta morendo denutrita perché la madre non riesce ad avere i soldi per... Allora, questa è la disperazione, vanno a Livorno, prendono una nave americana che portava tipo del caffè, stanno arrivando a New York, a 5 miglia dalla riva, una tempesta, naufragano, muoiono tutti, compresa l'opera della Margaret Fuller. Quindi io e la Margaret, due sfigate vicine. Mi piace della sé pensare che saremmo... Senti, tu sei uno scrittore ottocentesco, lo sai, vero? Sì. Sei consapevole? Sì. E quindi è molto ottocentesco, il linguaggio è molto ottocentesco, e quindi anche i lettori sono già andati. Nel senso della serie, i lettori sono già morti. Perché io. No, se lo leggete è molto ottocentesco. Ascolta, io sono un po' 8-900, no, un po' D'Annunzio con una costola in più. Perché non ho tutta quella voglia io di fare tutte quelle fatiche. Quindi D'Annunzio con una costola in più, direi. Però nelle prime pagine sono tutte donne accomunate dalla passione dei fiori,
dal mistero, devo dire, ci metti un po' a far apparire un uomo a petto nudo. Comunque ve lo dico, c'è un uomo a petto nudo, chiaramente può mancare un uomo a petto nudo. Che non esiste così nella realtà, diciamo. No, non esiste. Chi? Esteban non esiste, ma dopo chiederemo ad Alessandro come, a che punto procede la sua vita, perché ho sempre paura di fare domande perché poi dare risposte. Comunque fai parlare più di una donna in realtà nel tuo romanzo, manifestando un distaccato rispetto nei confronti del genere, comunque, ma anche una discreta conoscenza. Le fai parlare, analizzi i temi della solidarietà, dell'invidia, della perfidia. Come ti trovi a far parlare le donne? Beh, io come scrittore scrivo sempre in prima persona femminile. Non ho mai tentato di scrivere in prima persona maschile, perché mi annoia tantissimo. Se io scrivo della serie lui entrò, appoggiò il cappotto, sono già morto. Se invece scrivo lei entrò, appoggiò il cappotto, ma poi aveva anche il foulard, ma si guarda allo specchio, ma perché risparmio sulla lacca? Devo farla finita. Sono già a pagina 20, hai capito? Cioè, il coso, io da maschio faccio delle pagine, non riuscirei mai a scrivere il romanzo, invece al femminile, perché le donne hanno sempre un sacco di robe da fare, capito? Cioè, e quindi è un romanzo che ha tre protagoniste femminili, che sono la... dopo ti chiedo anche di leggere un pezzetto, certo. Che sono la protagonista, che è una donna di mezza età, questa Irina Lalyovna, che è una collega, anche lei botanica, che vive in una villa assediata. Questa villa è dentro un labirinto gigantesco, che è una cosa molto anni 80, perché noi negli anni 80 ci facciamo studiare sempre i labirinti. Ho fatto un esame sul labirinto negli anni 80, perché andava di moda, c'era Umberto Eco, c'era Labyrinth con David Bowie. Quindi quando andavi all'università, un corso sul labirinto, anche se facevi lettere sulla zecca, lo facevi sempre. E quindi c'è un labirinto, è pericolosissimo, queste piante carnivore, eccetera, eccetera. E poi c'è invece la... credo uno dei personaggi più riusciti, che è la signorina Prugginheim. Il nome come l'hai scelto? Beh, Prugginheim mi piace, viene posseduto da delle cose. Secondo me un scrittore ha delle parole che, tipo ad esempio, io c'è nella casa c'è un salotto che si chiama il salotto delle rane. Ecco, io ho inventato tutto la casa semplicemente per dire la parola batrace. Io mi ero innamorato della parola batterà, cioè rana, in maniera un po' desueta, capito?